Vediamo cosa succederà al prossimo turno. Di certo questi movimenti grossi, anche il fatto che la colonia Agrippina adesso è molto in pericolo. Visto che sicuramente questi qui non so se torneranno indietro o attaccheranno la colonia. Vedremo. E infatti eccoci qua. Purtroppo devo decidere dove posizionare una barriera. O qui o qui. Abbiamo le forze divise in due gruppi. Qui abbiamo lancieri, frombolieri e il loro generale. Qui abbiamo più unità corpo a corpo, più cavalleria. E invece qui ho tutta il mio gruppo. Purtroppo non è una disposizione territoriale discreta questa, cioè fa abbastanza schifo. Non so se è una disposizione buona questa. Forse qui non riusciranno a resistere all'impatto. Vediamo se va bene oppure no. Non ne sono sicuro, non abbiamo molte speranze in realtà. Purtroppo questa zona qua è quella che mi preoccupa di più perché è veramente molto aperta. Aperta, non si può tentare di bloccare un'entrata possente. Eccoli che arrivano all'impatto. Attaccano. Qui si stanno ancora avvicinando. Ci vorrà un po'. Gli arcieri tirano a palombella, in modo da colpire le retrovie senza colpire i nostri. Ok, qui per il momento riesco a tenerli o a rallentarli. In qualche modo stiamo facendo. Qui la zona è preoccupante. Stanno tirando, allora meglio che vado avanti io, perché qua altrimenti è un casotto. Qui stiamo ancora resistendo, non so per quanto, gli arcieri prima o poi finiranno i colpi. Qui stanno, alcuni stanno cedendo. Niente, qui hanno ceduto. Usiamo la cavalleria schermagliatore come carica. Ok, becchiamo questi lancieri. O la cavalleria. Anzi, becchiamo questi che stanno combattendo contro il generale. Andiamo a rinforzare questa zona. Anche questi arcieri hanno finito i colpi. I nostri uomini hanno gettato le armi e se la danno a campo. Cavalleria ha preso questi lancieri, li ha presi per bene. Ok, è ora di mandare anche il nostro generale qui a rinforzare questo angolo. Ci sono ancora un gruppo di lancieri qui, ma sono da soli. È il momento di muoversi. I nostri uomini tornano a combattere! Forza, tutti contro questi. Tutti quanti. Chi ha ancora voglia di combattere, c'è bisogno. Forza. Attaccate l'unità del generale. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Ce ne sono ancora un casino di unità qua. Del nemico. Tutti contro l'unità del generale, forza. Anche loro qualcuno sta cedendo. Il generale è morto! Oddio no. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia! Il nostro generale è morto prima del loro. Direi che abbiamo perso, quindi. Perché succedono tutti. Ero vicino. Tanto, tanto vicino. La battaglia non volge più in A nostro favore. vincere. Mi mancava veramente poco. Purtroppo il mio generale è morto prima dell'altro. È stato proprio un unico evento che poteva sbilanciare la battaglia da una parte o dall'altra. Di positivo c'è che non hanno conquistato, non hanno preso per loro la colonia Agrippina, l'hanno razziata. Ora qui ho delle cose da fare, sicuramente. Thirsty for battle! Ci sono dei ribelli da eliminare. E Augusta Treverorum da tenere.
da tenere tanto. Nel mentre devo fare una cosa, visto che qui in Britannia per il momento non prevedo di espandermi ancora perché è una situazione particolare. Io mando queste forze appena create a Tullifurdum di rappresentanza, giusto a Londinium, per prendere il posto del capofazione del suo esercito, che è bello ampio, e lo riporto sul continente perché ce n'è bisogno assolutamente. Quindi quando arriva mando l'esercito del capofazione, che sono i Fratelli di Ghiaccio, che come vedete è abbastanza ampio, lo mando nel continente e ricominciamo a suonare i tamburi della guerra e a spaccare qualche culo. L'eliminare questi ribelli richiede il mio intervento. Qua c'è il 50-50 e devo eliminarli perché sono pericolosi, potrebbero aggravare la questione, diminuiscono l'ordine pubblico, possono razziare, quindi rubar soldi e via discorrendo. Sono fortificati, anche okay, ho diviso un po' le forze, ho messo le brigate, la brigata nordica dall'altra parte del forte, che ho tutti i lancieri, i frombolieri e il generale, quindi andiamo di qua. Ok, attacchiamo alla prima porta. Con le brigate entriamo, stanno andando avanti la cavalleria addirittura. Che brutto colpo che hanno preso. Qui le brigate non stanno facendo grossi progressi. Qui l'imbuto è sempre più intasato. I rinforzi che ho come guarnigione sono lontani. E sono a piedi, quindi non è che posso farli correre fino qua, sennò altre vengono spompati completamente. Se le brigate riescono ad eliminare questo gruppo di lancieri, poi abbiamo via libera, perché qui ci sono tutti tiratori. Quindi avremo vita facile, però dobbiamo eliminare tutti questi schifosi. I nostri uomini sono distrutti. Niente. Pure anche questo generale è morto. Assurdo. Con un gruppo di inutili ribelli. Morto subito. Morto con facilità. E vabbè, è inutile, direi. Continuare. Cioè, o le nostre unità fanno schifo, proprio schifo, cosa che mi sembra che sia. Che in effetti sia così. È veramente una cosa incredibile. Quanto fanno schifo queste unità. Non so se sia una cosa relativa ai sassoni o una cosa relativa al momento di minore sviluppo o al periodo in cui non ci sono particolari unità forti o che ne so. Boh. Sta di fatto che non sto ottenendo grossi risultati in battaglia. Mentre Jevis è arrivato a Colonia Agrippina, ora vediamo di mettere le cose in ordine un minimo, perché ce n'è bisogno. Ok, qui devo eliminare i rimanenti dei ribelli, perché qui si sta avviando un'altra ribellione. Quindi magari eliminare questi che sono in regione mi dà un minimo di bonus di ordine pubblico. Comunque dall'ultima battaglia sono rovinati, quindi io ho recuperato, quindi dovrei essere agevole ora nell'eliminarli tutti. Giustiziamoli. Ecco fatto. E infatti ho un minimo di bonus di ordine pubblico. Mi serviva. Mi stanno mandando addosso tutti quanti. Tanta gente. Andiamo a tornare indietro. Making camp. E madonna. Ne hanno dati ancora di più. Oddio. Ok, mi sono messo in un angolino. Visto che loro devono venire su, io ho delle macchine d'assedio, d'artiglieria. Adesso il grosso delle loro forze si ficca
negli alberi, quindi non li vedo. In cursore li becco io, però. Ecco che si stanno dirigendo verso la cavalleria, qui. Ok, entriamo in contatto con la cavalleria. Quanti ce ne sono, mamma mia. Stanno venendo avanti, naturalmente, anche altri. Attacchiamo il loro generale, sperando che il mio non crepi subito. Il loro generale sta scappando. Dobbiamo occuparlo. Comunque continua ad arrivare gente. O sono fermi qui questi? No, stanno venendo. Pian piano, ma stanno venendo pure loro. Colpiamo questi lancieri dal fianco con la cavalleria. Perfetto, abbiamo fatto disperdere. Ok, ritorniamo a disporci come si deve e mettiamoci in ordine, perché ce n'è ancora di gente che deve arrivare. Quindi riposizioniamoci e recuperiamo le forze. La prima ondata l'abbiamo respinta. Nuovo attacco. Questi sono duri, eh. No! Come stanno scappando tutti quanti improvvisamente? Perché avevamo appena cominciato? Strano. Potevamo resistere ancora un po'. Avevamo respinto la prima ondata, potevamo resistere ancora un po'. Vabbè che erano molti di più, ma si sa. Si sapeva, insomma. Sì, tutte sconfitte onorevoli, però che cacchio. Avevo appena fatto ritornare il grosso esercito del capofazione di Jevis. Ma niente. Sbaragliati di nuovo con la montagna di unità romane che ti arrivano in quattro gruppi diversi. Jevis è morto, ovviamente. Si vede che è morto improvvisamente, cioè durante la battaglia non me ne sono accorto. A livello di albero genealogico Jevis è morto, ora il capoforza è diventato Esla. Poi tutti i resti generali sono altri nobili. Infatti sto perdendo un po' il controllo. Come l'impressione è che questa campagna non stia volgendo per il verso giusto. Anche c'è questo gruppo gigantesco di forze romane che continuano a girare da questo posto. Sono veramente fastidiosi. Se riuscissi in qualche modo a ridurne sempre di più le fila, e ad ogni battaglia immagino che anche loro si ridurranno come numero, potrei avere un po' più di pace in questa zona, perché è veramente coperta da gente e le loro certi cittadini non hanno difese. Solo che non posso muovermi perché è pieno di gente loro. Pieno, pieno, pieno.